Torino FD Monaco purtroppo è stata una sconfitta, però per il Torino FD c'era una bella vittoria, anche perché Claudio Gerardi ci potrà dire che come ospite c'era un ex giocatore veramente, veramente d'eccezione. Sì, ciao, buongiorno a tutti. Sicuro. Tarzan Enrico Annoni è indimenticabile giocatore, ex giocatore del Toro anni 90, e quindi per noi un onore averlo in squadra con noi, un amico ormai dopo l'anno scorso che è venuto anche allenarsi con noi, è stato proprio veramente un grande uomo, grande. E Tarzan, che effetto fa giocare di nuovo con la maglia del Toro, anche se è una partita amichevole diversa? Che effetto fa? È come una maglia che è rimasta su, perciò non me la sono mai tolta. Devo dire che Claudio è un amico, era contento, io sono stato contento, lui era contento che venissi, e dopo la partita ha detto che non mi convoca più, dopo il risultato, di conseguenza abbiamo finito di fare l'esperienza con FD. No, a parte gli scherzi, fa veramente piacere giocare con loro, mi diverto, lo spirito che adesso interpretano loro è lo spirito giusto. Peccato oggi la sconfitta, però beh, dai, l'importante era comunque divertirsi, entrare in questa cornice di pubblico che c'è oggi qui al campo. Senti, che parlando invece del Torino prima squadra, che impressione hai di questo Toro, dove può arrivare secondo te? Ma guardando l'inizio, così, inizio ritiro, inizio anche Europa, ha una buona squadra per poter far bene. Sicuramente non sarà facile come è stato il primo turno, come sono state le prime due all'andata e ritorno dell'Europa. Se riescono a stare concentrati su quello che vogliono, quest'anno si potranno togliere delle grosse soddisfazioni sia a loro ma soprattutto al pubblico. L'allenatore è un allenatore che sicuramente li farà stare, come si dice, sul pezzo. Ci sono tutti i buoni presupposti quest'anno di far bene. L'importante è riuscire a stare con la squadra che c'è adesso, ecco, di non dar via i pezzi migliori. Certo. Claudio, invece per quanto riguarda i prossimi impegni del Torino FD, che cosa ci puoi dire? Allora, noi siamo subito in campo la prossima settimana, il 23 a Iolanda di Savoia, a Ferrara, giocheremo con la nazionale italiana atleti diabetici, e giocheremo appunto su campo 11, sempre, perché noi a seconda della manifestazione giochiamo a 5, 7 o 11, e quindi no, sono contento, si riparte poi. Si è ripartito adesso a Mondovì, si andrà a Ferrara la prossima settimana e poi da settembre avrà il 6 e 7 settembre, il 13 a Fossano, poi per prepararci per Bellinzona in Svizzera col Bellinzona proprio. Quindi bella, poi ci sarà in programma un campionato FD, quindi bene. No. Ciao Claudio. Ciao Tony. Faccio una domanda a tutti e due, la domanda finale: che cosa ci si aspetta dal Toro quest'anno? Qual è l'augurio da tifosi del Toro che uno si può fare quest'anno? Partiamo prima da Enrico. Ma sicuramente di migliorare il risultato dell'anno scorso, di conseguenza vuol dire far bene il campionato. E poi di stare più a lungo dentro in Europa, è logico, io cosa vuoi che io mi augurerei che arrivasse in finale. Quello è normale da tifoso, non sarà facile, non è neanche poi così tanto impossibile, perché comunque sai, ci possono essere le annate dove veramente puoi far bene, è questo, e poi che si divertano e che si tolgano qualche soddisfazione i nostri tifosi, insomma, dai. Claudio? È stato che c'è stato il precedente dell'anno scorso con Siviglia, che dai preliminari è arrivato in finale, speriamo, ce l'auguriamo tutti con il nostro Toro. E in campionato anche tutte si sono rinforzate, stare di nuovo davanti a Milan e Lazio sarà difficile, però uno ci prova. Poi abbiamo preso comunque Nocerino e Molinaro, che sono gente comunque esperta, speriamo.